Gordon Ramsay è uno dei chef di fama mondiale. Grazie ai suoi cooking show di successo, ed è oggi uno dei volti più riconoscibili nel mondo del cibo. Tuttavia, proprio come tanti altri uomini, anche lui ha avuto una lunga battaglia contro la caduta dei capelli che è durata diversi anni. Ha provato molti trattamenti diversi nel corso degli anni, ma l'unico che gli ha dato i risultati soddisfacenti è stato il trapianto di capelli. Ciao, sono Frugina della Clinica Hair Palace. Come coordinatrice dei pazienti ho accompagnato il trattamento di oltre 1500 pazienti negli ultimi 5 anni. Sì, il famoso chef ha subito un trapianto di capelli ed è stato un discreto successo. In questo video parlerò del viaggio nel trapianto di capelli di Gordon Ramsay, della procedura a cui è stato sottoposto e dei suoi straordinari risultati. Gordon Ramsay è famoso per il suo carattere irascibile e le critiche severe, così come per i suoi deliziosi piatti. Lo chef scozzese possiede più di 30 ristoranti in tutto il mondo per un totale di 7 con stelle Michelin. I suoi spettacoli, come Hell's Kitchen, MasterChef e Kitchen Nightmares, sono visti da milioni di persone. Ma gestire un grande impero commerciale e pianificare programmi televisivi comporta molto stress, che sembra aver messo a dura prova la sua attaccatura dei capelli. Dato che è costantemente sotto i riflettori, la sua perdita di capelli ha probabilmente avuto un grande impatto sulla sua autostima e fiducia. Per una figura come Ramsay, mantenere un bell'aspetto è una parte importante del suo fascino. Quindi non sorprende che lo chef abbia optato per un trapianto di capelli per ripristinare il suo aspetto. Prima di immergerci nel trapianto di capelli di Gordon Ramsay, diamo un'occhiata al suo viaggio nella caduta dei capelli. Il famoso chef ha iniziato a perdere i capelli quando aveva circa 20 anni. È iniziato con un'attaccatura dei capelli sfuggente che alla fine ha interessato anche la zona della sua corona. A quel tempo era riluttante a fare qualsiasi cosa per la sua perdita di capelli, quindi molto probabilmente ha continuato a provare vari trattamenti da banco. Sfortunatamente nessuno di loro ha avuto successo, quindi alla fine ha deciso di fare il grande passo e sottoporsi a un trapianto di capelli. Le voci sul trapianto di capelli di Gordon Ramsay hanno iniziato a circolare nel 2011. Tutto è iniziato quando lo chef è stato visto uscire da una clinica per trapianti di capelli a Beverly Hills con una fascia in testa. Le voci sono diventate più forti solo quando in seguito è stato visto uscire con David Beckham con la faccia gonfia. Il gonfiore è un effetto collaterale comune del trapianto di capelli, poiché l'anestetico può scendere dalla testa alle guance. I capelli dello chef hanno fatto di nuovo notizia solo 3 anni dopo, quando è stato visto con una nuova acconciatura alla festa di compleanno di Victoria Beckham. I suoi capelli erano rasati dietro. Molte persone pensavano che questo fosse probabilmente fatto in preparazione per un trapianto di capelli. Quindi, molto probabilmente Gordon Ramsay ha avuto almeno 2 trapianti di capelli. In alcuni casi, la calvizie maschile può progredire dopo il trapianto di capelli e si può continuare a perdere i capelli. Anche se i capelli trapiantati non cadranno mai, i capelli originali attorno agli impiantanti potrebbero continuare a cadere. In tali casi è necessario un ulteriore intervento chirurgico per mantenere risultati ottimali. La sua seconda procedura mirava a ripristinare la sua attaccatura dei capelli e dargli un aspetto più giovanile. Era molto soddisfatto dei risultati e gli ha dato una spinta di fiducia tanto necessaria. Gordon Ramsay ha optato per una moderna procedura di trapianto di capelli. Ha scelto il metodo Follicular Unit Extraction FUE, una procedura minimamente invasiva che si traduce in microincisioni. Durante la procedura, un chirurgo estrarrà i singoli follicoli periferi dall'area donatrice e li impianterà nell'area ricevente. La procedura è relativamente rapida e Gordon Ramsay è stato in grado di tornare al lavoro il giorno successivo. Secondo quanto riferito, Gordon Ramsay ha pagato 30.000 sterline per il suo primo trapianto di capelli. Anche se questo è certamente un importo esagerato da spendere per una procedura, non è il primo uomo a farlo. Si dice che Wayne Rooney abbia pagato una cifra simile per la sua procedura nel 2011.
Per capire meglio quanto sia ridicolmente costoso, 30.000 sterline equivalgono al reddito familiare medio del Regno Unito. Tuttavia, è importante notare che questo non è il prezzo tipico di un trapianto di capelli. Il prezzo medio di una procedura nel Regno Unito costa circa 6.000 a 10.000 sterline. La sua prima procedura ha ottenuto ottimi risultati, ma purtroppo la sua perdita di capelli ha continuato a progredire. Quindi molto probabilmente ha optato per una seconda procedura per tenere il passo con la sua perdita di capelli e mantenere il suo aspetto. Sebbene non abbiamo prove concrete riguardo al suo secondo intervento chirurgico, possiamo fare ipotesi plausibili. Se ha pagato 30.000 sterline per la sua prima procedura, è lecito ritenere che abbia pagato una tariffa simile per la seconda. Ciò significa che Gordon Ramsay potrebbe aver pagato fino a 60.000 sterline in totale per il suo trapianto di capelli. Lo chef ha deciso di rinfrescare il suo aspetto su consiglio di Simon Cowell. Dato che Ramsay stava diventando un nome familiare in America, è comprensibile che volesse apparire al meglio. Secondo quanto riferito, Gordon Ramsay è stato sottoposto a sbiancamento dei denti e un trattamento di Botox insieme al suo trapianto di capelli. Nel complesso, la storia del trapianto di capelli di Gordon Ramsay è una storia di successo. La procedura ha permesso alla star di apparire e sentirsi al meglio. Pensi che il nuovo look di Gordon Ramsay sia valso i soldi? Fateci sapere nei commenti qui sotto. E se ti è piaciuto questo video, iscriviti al nostro canale. Pubblichiamo nuovi video ogni settimana, così puoi dare un'occhiata alle storie di successo e saperne di più sui metodi di trapianto di capelli che possono aiutarti a superare la caduta dei capelli una volta per tutte. Grazie per aver guardato questo video.